Oh yeah, siamo qua, siamo rientrati. Mamma mia, che due pazzi con Andrea Fortini e Giovanni Vitt ci hanno veramente fatto impazzire. Sono due scatenati. Quindi questa sera vi invitiamo a seguirli. Chiaramente anche Andrea Fortini con lo Zoo Comunale sui nostri canali 640. Quindi chi più ne ha più ne metta. Bene, ma andiamo avanti, perché questa mattina, come vi abbiamo già raccontato ieri sui nostri social, come vi abbiamo già un po' spiegato, raccontato, pubblicizzato questa mattina, si parla di musica e di artisti, ma soprattutto, raga, artisti di casa, artisti veronesi doc. E quindi diamo il benvenuto a Stefano di Bruce & Steve. Buongiorno, ciao Stefano. Ciao a tutti, ciao. Ciao Stefano, come stai? Come state? Dov'è il tuo socio? Raccontaci qualcosa. No, il mio socio in questo momento è impegnato nell'Accademia Lirica, perché in realtà siamo entrambi musicisti classici, quindi lui adesso è impegnato appunto nell'allestimento di una regia DOP, perché è un tenore. Fantastico, bellissimo, complimenti davvero. E dai, insomma, come state? Questo periodo, lo sappiamo, per gli artisti è stato un po' particolare, però so che voi non vi siete fermati, anzi avete accelerato come tutti gli artisti che hanno voglia di fare. Però prima di arrivare un po' a noi, a quello che accadrà domani sera, che tra un po' ci racconterai, raccontami un po', c'è un po' di story, come nascono Bruce and Steve? Come dicevo, noi siamo due musicisti classici, siamo amici del conservatorio e ci siamo sempre detti che avremmo voluto fare un progetto di cantautorato insieme. Sì. Sono anni che ce lo diciamo. Ecco, diciamo che il lockdown ha accelerato le cose, perché essendo sospese le nostre due carriere, mia da violinista e sua appunto da tenore, ci siamo trovati con il tempo appunto di finalizzare questo progetto, e qua ne è appunto nato l'album Songbook Number One. Wow. Abbiamo definito la nostra poetica, abbiamo fatto tutto, siamo andati in studio e abbiamo registrato, e abbiamo già fatto un evento di pre-lancio in streaming a gennaio. Questo è proprio il primo evento live col pubblico in cui noi ci esibiamo con tutta la band, e siamo molto emozionati. Bello, bello davvero. Ecco qua che vediamo anche il vostro album, che possiamo chiaramente trovare su tutte le principali piattaforme digitali, giusto? Oh yes, sì, tutto Spotify, iTunes, tutto qua. Certo. E quindi questa bella unione, quindi, di due amici che hanno studiato anche insieme, che la musica ha unito le professioni, e quindi ancora di più, quindi voi, fammi capire, in un lockdown avete creato l'unione che da anni volevate fare, avete pure fatto un album e adesso pure cominciano andate live, quindi è tutto vero, è possibile? È possibile, adesso non ci si ferma più, ci va avanti, e quindi sì, di fianco alle nostre carriere da classici c'è anche questo progetto pop a cui teniamo molto. Fantastico, complimenti davvero. Quindi intanto andiamo avanti, però poi alla fine io vorrei ascoltare qualcosa, vediamo se la nostra regia poi ci passa qualcosa. Allora, arriviamo un po' a noi, quindi allora, domanda chiave, caro Steve. Allora, domani che cosa accadrà a Verona? Dove, come, chi e perché? Prego. Allora, domani è un evento storico a Verona, perché uno dei suoi teatri, cioè principale, fenomeno del mondo off, che è la Fucina. Certo. Machiavelli. Certo. Da un anno, da 15 mesi è chiuso, non c'è uno spettatore che entra dentro, e domani riapre. 80 persone domani possono entrare a sentire musica per la prima volta dopo 15 mesi in quella sala, che si trova appunto lì via Madonna del Terraglio. E sì, siccome io sono anche nel direttivo di Fucina, ci ho tenuto particolarmente ad arrogarmi questo onore. Lo abbiamo chiamato Festival di Sanremo, così un po' per fare il verso al più famoso Festival di Sanremo, perché sarà in streaming, doveva nascere in origine, ma appunto anche aperto live, finalmente suonare sempre silenzio alla fine dei pezzi. Insomma, è veramente una cosa allucinante finire un brano e sentire il silenzio, anche se da casa ci stanno vedendo. E ecco, ovviamente sì, lo apriamo noi, perché come il Festival di Sanremo, anche il Festival di Sanremo vanno sulle raccomandati, quindi ci andiamo noi, perché insomma, ci tenevamo ad esserci. Certo. E dopo, un altro progetto veronese che ci ha molto colpito per la sua qualità artistica, che è appunto la Cizek Band. Sono un progetto di Veronella, sono tutti di Veronella, e sembra che non succeda mai niente da quelle parti lì. Invece anche loro hanno fatto un album dalle tinte funky rock veramente interessante, ha avuto anche i suoi apprezzamenti su Rolling Stone Italia. Fantastico. E siamo veramente contenti di ospitarli.
Complimenti anche a questa super band, bravi davvero per l'unione e per l'idea e l'innovazione. Però ti volevo chiedere dove possiamo vedere, su quali social possiamo vedere la live di domani sera per chi non sarà in presenza. Per domani sera e dopo domani sera c'è Zach Bender, Su. la piattaforma sulla YouTube Live, e lo diffonderemo tramite il canale Instagram e Facebook di Fucina Culturale Machiavelli. Dopo immagino che le due rispettive band, cioè noi lo so, Certo. e anche Zach Bender, lo rilancino ulteriormente sui relativi social, insomma. Certo, Ecco, davvero. sai, per chi è in presenza c'è un biglietto appunto a Sì. sostegno dell'iniziativa, e anche per chi segue da casa è libero e gratuito. Noi lanciamo una raccolta fondi perché, insomma, una volta si raccolgono i soldi per Croce Rossa, dobbiamo raccoglierli per gli artisti, perché veramente Giusto. è tanto tempo che non siamo disoccupati. Noi, ricordo, lo facciamo per professione questo, cioè in Bravo. cucina si esibisce chi lavora professionalmente nel mondo della cultura e ci vive, ci mangia, ci paga i conti, insomma. Bravo, questa mi piace, sottolineiamo perché comunque noi amiamo chiaramente per chi fa questo con una situazione di hobby, di divertimento, di piacere, però ci teniamo a sottolineare che chi fa il professionista è giusto che abbia i propri meriti e chiaramente doveri nei confronti degli altri, ma soprattutto i propri meriti, perché fare dell'arte una professione, di qualsiasi tipo di arte, lo sappiamo tutti, non è facile. E quindi un applauso in più ai professionisti e a chi cerca di fare ogni giorno il lavoro che ama. Quindi bravi, bravi davvero, bravi, bravi, bravi. E raccontami ancora qualcosa. Adesso direi che è arrivato il momento di andarci a ascoltare un vostro progetto. Vedo che mi passano parola chiave, poi me la commenti e poi andiamo. Bruce and Steve Alone, che cosa mi puoi dire di questo brano? Allora, tutti i nostri brani sono basati su opere letterarie. Questa è una poesia di Edgar Allan Poe, Alone, Ok. solo, cioè racconta esattamente la solitudine dell'artista. È uno dei brani a cui teniamo di più perché è di un'attualità mostruosa in questo momento in cui appunto, cioè, siamo stati veramente, hanno aperto qualsiasi cosa e noi siamo chiusi da più di un anno. L'hanno sottolineato tutti, ha sottolineato addirittura Fedez, che ovviamente problemi di reddito non ha avuto in questo periodo, ma come è giusto che sia, ecco, e anche noi nel nostro piccolo appunto ci teniamo tramite le parole di questo grande della letteratura. Bene, bello davvero bello e comunque tanti gli enti che hanno comunque aiutato in parte, comunque i professionisti, quindi SIAE qualcosa, Nuovo IMAI è tantissimo, ci sono tanti unioni che comunque hanno dato un aiuto, un supporto anche economico, nel vero senso della parola agli artisti, per chi fa un artista di professione regolarmente, legalmente, passatemi tutti i termini, quindi sono stati piccoli aiuti, come sono stati per tutti piccoli, tutto troppo piccolo, però qualcuno del settore, qualcuno ha pensato anche agli artisti, quindi è giusto dirlo, ecco, è giusto dirlo che È giusto dirlo, non è è tutto giusto nero, c'è dirlo. anche qualcosa di bello, ecco, quindi. Assolutamente. Bene, allora Bruce, scusami, Bruce e Steve, Stefano, Steve, grazie, io ti ringrazio per essere stato oggi con noi. Invito tutti i nostri radioascoltatori, i nostri telespettatori, domani sera chiaramente a seguire dalle ore precisamente 20, abbiamo detto, giusto? Dalle ore 20 in teatro c'è la prenotazione, ovviamente c'è richiesta perché lo Certo. richiede il regolamento del teatro. Il teatro è distanziato regolarmente, sono tutti addirittura igienizzato con l'ozono sia prima che dopo, quindi Fantastici. veramente a un livello di sicurezza che più di così non si può. E anche chi non potesse, perché sta troppo distante per raggiungere il teatro e rientrare in tempo, il live finisce alle 21:30 per permettere il rientro in tempo per il coprifuoco, chi stesse troppo distante lo può seguire tranquillamente in streaming da casa. Ma vi aspettiamo perché, insomma, è un anno che non si sente un concerto dal vivo respirando la stessa aria in sicurezza, quindi direi di non mancare. È un piccolo appuntamento con la storia. Grazie, Sarei grazie fortunato. mille Steve, grazie. Noi ti abbracciamo perché vogliamo anche ritornare ad usare questi termini, non bisogna non Altrettanto. dirli. Ti abbracciamo e soprattutto ci vediamo. Evviva la musica, evviva Bruce and Steve. Ciao Steve, grazie, Viva. ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie mille. E allora noi vi salutiamo, ma prima di salutarvi vi ricordo che ci vediamo domani, stessa ora, stesso posto, dalle 9 alle 12. Saremo qui con un sacco di news, un sacco di ospiti, ma adesso è arrivato il momento di Bruce and Steve con Elon. Ci vediamo domani. Ciao raga, ciao.